Ciao, io sono Andrea Sand e sono un viaggiatore. Recentemente insieme ad amici ho fatto questa escursione nel Salernitano che mi ha lasciato di stucco. A tratti non sembrava nemmeno Campania, era davvero un posto stupendo e sono stato molto felice di averlo visto. Mamma mia, guarda qua! Così che Andrea ha perso il telefono nelle gole del sambalo. Ora che passeggiava la colomba è top. Ma raga, spettacolare! Ma paura! Guarda qua! Quella madonnina! Vediamo John che ne pensa di questo posto. John, first reaction. First reaction? Ci vuole un bagnetto anche con questo freddo, ragazzi. L'aspettavi la bellezza di questa gola qua vicino? Assolutamente no. A casa nostra una gola così... Sembra quasi una cosa un po' artico. Americana avrei detto io, però Artico, forse Nord America diria. Sì, Nord America, sì. First reaction. Shock! Stupendo, adesso siamo sotto questa mini caverna di Batman. Andare ovviamente alla base. Stiamo ragionando di Carolina, ma i bei posti che teniamo in Campania che non conosciamo, non sono valorizzati. E poi magari questi bei posti li trovi in Europa e quindi ti muovi, prendi un aereo. Fai ore e ore di viaggio per andare per una cosa che essenzialmente c'hai sotto casa. Ciao! Ciao! John, che ti stai mangiando? Casatiello, ma non veggie. Casatiello non vegetariano? No. Casatiello vegetariano, non vegetariano. Stavo aspettando proprio il momento giusto. Questo è il vino per brindare alla Pasquetta, giustamente. Sì, almeno un che bicchiere. Pasquetta è senza vino? Almeno un bicchiere. Avete la bottiglia? Ciao. Sponsor ufficiale di questo video? Ci ha offerto il viaggio alle gole. Allora, vi sto riprendendo senza chiedervi se volete essere ripresi. Pasquetta italiana. Anche io sono alterno, Se sei. Durante questo piace sta posta? Fantastico. Diversi, prezzi bassi. Aspetta. Non eri ancora iscritto al canale. Dopo questa escursione abbiamo visitato il paese abbandonato di Roscigno, dove vive solamente un signore. Non così tanto in solitudine perché viene visitato spesso dai turisti quasi tutti i weekend. Ah, salve. Salve. Vuole entrare in casa? Prego, ti accomodi. Un caffè? Anche due, grazie. Sono un po' stanco. Prego. C'è questo lotto un po' in disordine qui, però vabbè, si accomodi pure su quelle fogliame che sta lì, che è molto morbido. Aspetta. Mosso questa trave. No, ma esci fuori. È mosso. Sì, che questa trave un po' cade. È come lo Shanghai. È mosso, ragazzi. Se vuoi. Ho caduto la casca, togli quella. Ma che sta facendo? Ti stai divertendo con la trave? No, però è pericolante. Cioè, veramente immaginati che ci sbatti il gioco dentro con la... Come? E dici, com'è? Che sapore ha?
Generi diversi, prezzi bassi. Sei un posto più usato come stallo ormai. Ciao. Niente, ma cagatelo. Cosa vedo nei tuoi occhi da elfo? Guarda quella come mangia. Questa è la fontana. Assaggiamo questo tipico dolce di Roscigno, la colomba pascaole, però qua è Paoli, pascaole, sciocco soffice. Delizio, no? Ci vai mangiando a cracco, vai, vengo proprio con me. Ah, quindi ci metto la carta, la carta da mangiare. Grazie mille del tuo like, sei davvero una bella persona. Commenta con i posti che vuoi che veda o i suggerimenti. Ci vediamo al prossimo video. Non fare.